Senta, mister, è una partita che ha messo anche a repentaglio la conoscenza dei regolamenti oggi. Ma io credo che è stata una partita particolare, in un ambiente particolare, dove anche l'arbitro, secondo me, alla fine è stato bravissimo a tenerla a mano, ma chiaramente sull'episodio del rigore non era chiaro se il portiere aveva toccato o non toccato la palla, quindi può capitare, perché purtroppo il gioco è stato interrotto tante volte per il lancio di sassi che avete visto in diverse occasioni, quindi può darsi che in quella situazione lì anche l'arbitro abbia avuto un attimo di difficoltà, però poi giustamente il gol è stato annullato, però credo che poi alla fine questa squadra ha ridimostrato di incarnare, penso bene, lo spirito dei nostri tifosi. Io ho descritto il Catania oggi consapevole, nel senso che anche se ha subito l'attacco del Siracusa, quindi i ritmi del Siracusa, ho visto un Catania che non è andato mai in difficoltà. Ma noi, secondo me, il primo tempo abbiamo subito questi continui lanci lunghi che loro facevano, dove erano bravi a conquistare la respinta della nostra difesa, e erano bravi sulle seconde palle e da lì sviluppavano. Però io ho visto una squadra che ha calciato questi palloni avanti, ha giocato solo su canci lunghi e andare a cercare la riconquista. Il secondo tempo, col cambio di modulo, quando siamo messi 3-4-3, sicuramente abbiamo creato le condizioni per vincere la partita. Poi alla fine abbiamo anche sfiorato il 2-0 in un po' di situazioni, avevamo già sfiorato il gol con Semenzato sullo 0-0, quindi credo che col cambio modulo le cose sono andate bene e tutto sommato, visto tutte le situazioni che abbiamo dovuto affrontare oggi, direi che la vittoria è anche meritata. Il Fondi affonda il Trapani, il pareggio dell'Acagas a Lecce. Diciamo che è un anno in cui ci sono complicità non dovute, non volute, anche se il campionato siamo lì, ancora siamo lì. È presto, noi dobbiamo prendere le risposte buone che arrivano domenicalmente. Noi non guardiamo la classifica, i ragazzi sanno cosa serve per arrivare in fondo. Noi andiamo avanti per la nostra strada, sappiamo quante vittorie servono, sappiamo quello che serve per poter stare in cima. Quello che, ripeto, quando sei il Catania non è scontato in questa categoria, è essere riusciti a attrezzare, a scegliere, prima ancora che dei bravi calciatori, degli uomini con gli attributi. L'ultima domanda. Che permettono di venire a fare queste imprese in campi difficili. L'ultima domanda è una curiosità, mi hanno chiesto anche da studio. Quel festeggiamento nella tribuna ospiti vuota è un atto come in Spagna la ribellione dell'indipendenza della Catalogna? No. Nel senso, non è verso la città di Siracusa, né verso i tifosi, né verso i giocatori. No, è un gesto di solidarietà verso i nostri tifosi che purtroppo, contrariamente a quello che succede ad altre tifoserie, spesso non gli ha permesso di seguire la propria squadra del cuore in trasferta, quindi penso che quello fosse un saluto, un pensiero. Senti, a un certo punto abbiamo visto un Catania con il falso nuovo, usiamo questo termine, perché è diventato di moda, la Serie A poi ci lanciano questi messaggi. Sì, sì, il mister mi ha chiesto di andare a fare appunto il falso 9, quindi ho cercato di dare il mio contributo, e era una situazione abbastanza d'emergenza, però serviva quello, quindi il mister lo sa che io, dovunque lui mi mette, io cerco di fare il massimo, quindi ti ho detto, siamo veramente felici. Dunque, rimanere in campo con la mente e anche con le gambe, l'interruzione per i tafferugli, la situazione regolamentare, i 5 cambi, diciamo che siete allenati a fare 120 minuti a questo punto. Sì, assolutamente sì, ma più che a livello fisico, in cui stiamo bene, siamo allenati a livello mentale. Sapevamo di trovare un ambiente particolare, perché comunque è sempre un derby. Certo, è vero che certe cose magari non fanno bene al calcio e andrebbero evitate, però siamo stati veramente squadra vera, mentalmente abbiamo affrontato tutto quello che è successo, anzi siamo rimasti tranquilli e sereni e abbiamo portato a casa una vittoria. Dobbiamo iniziare dal regolamento. Il regolamento dice che chi calcia il rigore solo ribattute del portiere può mettere la palla in rete, sul palo. È un'azione che continua. Non è possibile. Quindi giustamente l'arbitro l'ha annullato, però è sembrato un po' in confusione. Però va bene, l'importante è che la partita il Catania l'abbia vinto.
io colgo l'occasione per ringraziare i miei compagni, perché ero farti soffrire altri 10 minuti, e chiedere scusa ai tifosi che erano a casa e che hanno sofferto per il mio errore, e mi auguro di rifarmi il prima possibile. Senti, ritmi comunque importanti, quello del Siracusa, proprio ritmi gara, le gambe. Ma il Siracusa il primo tempo ha fatto la partita che noi ci aspettavamo che facesse, partendo forte sugli esterni, e noi facevamo difficoltà ad uscire. All'inizio del secondo tempo il mister ci ha rimesso diversamente in campo, e penso che alla fine non si è visto un secondo tempo un Siracusa arrampante come primo tempo, solamente palle lunghe per cercare la spezzata dell'attaccante e di trovare qualche mischia. Noi siamo stati bravi, e giustamente la vittoria è un grande risultato che ci permette di continuare il nostro percorso. Allora ti riporto due episodi. L'episodio in cui Aia cerca, perde palla a fine primo tempo e Siracusa rischia di fare gol. L'episodio vostro, che conquistate palla, una ripartenza micidiale che mettete l'uomo in più, e diciamo che sugli esterni a un certo punto si è vinta la partita. Sicuramente, con il cambio che abbiamo fatto il secondo tempo il mister ha azzeccato tutto. Giustamente gli errori capitano a chi gioca a calcio, si fanno, li commettiamo tutti. Fortunatamente un piccolo dettaglio ha fatto la differenza oggi, e quindi un grande risultato dove ci permette di continuare. Ci godiamo questa vittoria anche per i tifosi che non c'erano, e adesso godiamocela, e da lunedì pensiamo alla Sicula e al nostro percorso. Ragazzi, abbiamo il numero uno, l'uomo dei record, Pissarici. Io a questo punto quanti sono i minuti di imbattibilità? Li stiamo contando? Cioè, aiutami in questa cosa. No, adesso i minuti esatti non lo so, sono 6 partite più i 10 minuti. Più il recupero, cioè abbiamo superato i 600 minuti. Sì, beh, fa piacere aver fatto queste 6 vittorie consecutive senza prendere gol. Vuol dire che siamo una squadra compatta, è una squadra unita e che lotta su ogni pallone. Abbiamo vinto anche in campi difficili, in casa contro squadre difficili, contro squadre forti. Per cui dobbiamo continuare così, perché il campionato è ancora molto molto lungo. Oggi tanti cross, destra e sinistra, molto, continui, quindi anche con delle traiettorie differenti, quindi è grande lavoro, soprattutto di posizione. Sì, ci hanno attaccato soprattutto dagli esterni, ma eravamo bene posizionati e li abbiamo contrastati bene. La tua parata non è stata facile, perché è stata, credo, proprio da pochi centimetri, è istintiva. Sì, si è presentato solo davanti a me e sono riuscito a intercettarla. Poi è stato bravo Semenzato, mi pare, a chiudere il tappin avversario.